Stasera presentiamo Sweet Hope in anteprima e hanno il compito di aprire variazioni impreviste. Il sottotitolo è uno spettacolo per due interpreti e un popolo di carta. E due interpreti siamo nel caso io, Marta Ciappina. Il popolo di carta è rappresentato da questi omini che insomma, con noi popolano la scena e si muovono, cadono e si rialzano proprio come noi. E variazioni impreviste è stato un incontro con delle persone che già si conoscevano all'interno di circuiti e reti regionali. Ha preso una formula che è molto contemporanea, molto attuale, che è proprio quella di non solamente presentare il performativo, ma di abbinare al performativo anche una serie di incontri, di laboratori, proprio perché credo sia una tendenza e in quanto tendenza rappresenta un'esigenza del momento, quella degli artisti di entrare veramente in contatto con il territorio, con la comunità e quindi anche questo desiderio di far entrare le persone nel lavoro di un artista non solamente nel momento dell'ora dello spettacolo, di quei minuti, ma anche in uno scambio che può esserci prima, in una forma laboratoriale. Aggiungo che Sweet Hope è anche il frutto di collaborazioni molto intense di un'equipe veramente di altissima qualità. L'interprete, vabbè, ci sono io, poi c'è Marta Ciappina, le luci sono di Mario Zavanna, la drammaturgia di Riccardo De Torrebruna e il suono e il montaggio sonoro di Mauro Casappa. Lavoro per Chiara Frigo e questa sera presentiamo appunto Sweet Hope in anteprima qui a Carichi Sospesi. Il lavoro ha avuto una prima presentazione a fine novembre al Teatro Pim Off di Milano, dopo una serie di residenze nazionali e internazionali. Follia è un tentativo della nostra compagnia di portare su palco il lavoro che facciamo da anni in strada, di danza urbana in strada, e per cui la scommessa è quella di utilizzare uno spazio convenzionale per fare un lavoro che invece viene fatto di solito in spazi non convenzionali, per fare un po' il punto della nostra ricerca, vedere fin dove siamo arrivati, quali cose funzionano anche su palco e dove le cose per strada che si perdono per strada su palco invece funzionano meglio. Variazioni impreviste, secondo me, per me rappresenta una novità a Padova perché era tanti anni che non c'era un festival che parlasse del linguaggio del corpo, della danza contemporanea in particolare. Lo sforzo è stato grande e i mezzi sono limitati, però io spero che questo rappresenti un punto di partenza, cioè che abbia un futuro come festival e che possa via via avere una risonanza sempre maggiore, sia a livello territoriale che proprio di impatto con di dialogo con il pubblico.